Io, ingannato di voi, sei felice. Credo che chiunque vada a teatro si domandi poi, ma poi l'attore cos'è, cosa fa? Quando non è più in scena, com'è nel camerino, com'è nel privato, com'è fuori dal personaggio? Ma cosa c'è in cima alla sala? Al Teatro Palladium, fino al 20 marzo, Galatea Ranzi interpreta il monologo Si potrebbe incominciare dalla fine. Il testo, scritto da Paolo Modugno e diretto da Marco Andriolo, è una dedica all'attrice Marisa Fabbri. Mi devi credere. Ci siamo immaginati che proprio di cominciare dalla fine e dalla fine di un altro spettacolo e proprio da questa fine, col ritorno dell'attrice in camerino, l'attrice inizia il suo monologo, insomma, inizia a raccontarci, a riflettere sul teatro e sui nostri tempi. Il sipario, quando c'è, si chiude. E il pubblico applaude. Sempre! Il testo ha qualcosa di Marisa, pur non raccontando lei né il suo lavoro, ma nello spirito, ossia in questo spirito di lucida osservazione della realtà, di critica, di fastidio, ma anche di ironia sui nostri tempi, su quello che ci circonda. Marisa è presente comunque proprio nel nostro lavoro, è una figura che abbiamo dentro di noi, essendo appunto proprio di noi anche stata insegnante, nostra maestra. Anche se nessuno ha mai provveduto ad informarti, spero che qualcosa avrai intuito da te. Il suo studiare continuo, limare proprio la battuta, l'intonazione, e sempre con una ricerca di concretezza. La sua proprio dedizione alla battuta, all'analisi del testo, all'analisi del personaggio. Ecco, questo è un insegnamento grandioso. Gli allievi hanno sempre un rapporto polemico col docente, con lei non c'è mai stato, era proprio un rapporto di simbiosi. Era una forza della natura, la sua forza vitale di credere in quello che faceva, la sua passione politica che portava anche in scena, era uno straordinario traino per i suoi compagni di lavoro. La ricordo in camerino sempre, durante le prove ma anche durante le repliche, fino all'ultima replica lei studiava. Dava l'esempio di un lavoro continuo, cioè non si arriva mai alla perfezione. La Fabbri è stata la musa del regista Luca Ronconi, scomparso lo scorso 21 febbraio. Il loro sodalizio artistico è tra i più fertili che la storia del teatro ricordi. Era proprio una fusione totale di rapporto che permetteva loro di avere questa, di scoprire le cose l'uno dentro l'altro. Marisa era proprio, riusciva a mettere in atto le idee di Ronconi. Non era, lo dico da ex attore, non era facile lavorare con Ronconi. Si esprimeva a fonemi, a gesti, a immagini. Marisa lo interpretava, lo traduceva ed era molto generosa e lo estendeva ai suoi compagni di lavoro, a quelli che come me non arrivavano a capire quello che lui voleva. Che afferma fine della fine. Lo spettacolo, nato 10 anni fa, conserva la sua capacità di analisi e il suo sguardo critico sul presente e sulla funzione del teatro. Se il teatro è un riflesso spesso lontano della vita, che cos'è la vita se non una continua divagazione? Paolo Modugno, a distanza di anni, ogni volta si domanda: ma sarà ancora valido questo testo? Sarà invecchiato? E poi invece constatiamo che ancora corrisponde e colpisce degli aspetti del nostro presente, quindi forse significa che le cose non cambiano, cambiano con una lentezza infinita. Vi coglierà certamente ad un punto noto una sorta
sorta di stanchezza. Manca l'abitudine al teatro, manca il codice del teatro. Allora la gente va alla partita perché capisce i codici, va al cinema perché capisce i codici. Perché dovrebbe venire in un posto dove ci sono delle persone che fanno delle cose stranissime e per di più ci parlano di cose lontane millenni? Se tu insegni i codici del teatro, che cosa vuol dire se uno entra a destra, se uno fa un certo gesto? Probabilmente poi la gente, quando va a vedere Shakespeare o va a vedere Goldoni, capisce di più quel meccanismo, o meglio, ci va, decide una sera di non vedere L'Isola dei Famosi e forse viene al Palladium a vedere una cosa.